Una vittoria scaturita nel secondo tempo, un gol di pregevole fattura e un altro mancato a portiere scaduto, quasi a portiere battuto. No, forse più di uno, anche nel primo tempo avevamo creato moltissime palle gol e purtroppo quando non si fa gol poi si rischia di pareggiare o di perdere. Io queste partite vincere oggi poi è stato importante perché sembrava la fotocopia della partita che abbiamo poi pareggiato a Mileto, che al 94esimo l'arbitro ha decretato un calcio di rigore e abbiamo perso due punti in maniera sciocca, però la squadra ha giocato bene. Noi sapete benissimo che abbiamo parecchi problemi di formazione, abbiamo avuto tantissimi infortuni, però sti ragazzi che stanno giocando stanno facendo la loro parte e io sono veramente contento e orgoglioso di essere il loro allenatore. Sì, per una vittoria certe volte non basta, ecco, il risultato, ecco, quanto la profusione del gioco, l'applicazione degli schemi, insomma, ecco questo. Assolutamente, da quel punto di vista sono contento perché comunque la squadra ha creato tanto. La parte che non mi è piaciuta è quella che abbiamo visto tutti, è normale che quando crei tante palle gol e sbagli così in maniera... Forse i ragazzi non sono sembrati tanto determinati in questo senso, forse perché giocavano con l'ultima in classifica. No, questo no, perché noi avevamo preparato la partita, io ho detto che questa qui era una partita forse una delle più difficili, poi avete visto che in realtà loro è una buona squadra, anzi secondo me se continueranno a giocare così magari non smantellano e magari a dicembre prenderanno qualcuno, potranno dire la loro tranquillamente, perché comunque non è stata una squadra, non era un disastro, ma io l'avevo già vista e avevo capito che il Soverato da qualche settimana ha cambiato registro, tant'è che la domenica scorsa hanno perso con un gol con la prima in classifica, quindi la squadra è viva, quindi non era una partita facile. Poi noi non possiamo assolutamente permetterci di sottovalutare nessuno, noi siamo forse la squadra più giovane del campionato e con tutte le problematiche non possiamo assolutamente rilassarci lì nemmeno un secondo. Perfetto. E quindi ci troviamo con Mister Greco, sarebbe il nuovo allenatore del Soverato, ecco, anche se oggi non l'abbiamo visto in panchina per questione di tesseramento, insomma. Ecco. Allora veniamo alla partita in se stessa, insomma, ecco, il primo tempo è stato abbastanza mediocre, diciamo così, equilibrato così. Nel secondo tempo c'è stata una reazione, anche poi è arrivato quel gol, ma alla fine si è creata anche qualche azione pregevole da parte del Soverato, Davoli. Io penso che qualcosa ancora manca perché c'è molto da lavorare. Ma da lavorare intendo intensificare gli allenamenti, perché non è retorica che io spiego sempre ai ragazzi, dei meccanismi che invece lo Staletti ha messo in campo. E io ho avuto solamente due giorni di allenamento, di cui lei sa cosa vuol dire allenare un gruppo per due ore e mezza in tutta la settimana. Gente che andava via neanche la conoscevo e l'ho conosciuta appena stamattina. Nel ritrovo dove noi siamo stati a pranzare. Certo, avrà modo nei giorni futuri a cercare di vedere, di conservare qualche schema, di vedere l'organico e riuscire a cercare di impostare questa squadra che è ancora l'ultima in classifica, ecco, si diceva prima. Noi speriamo questo, tutta la società, me compreso, speriamo questo.